Siamo su Santa Cristina e questo giorno verrà ricordato come l'incontro con zio Armando, un nostro grande amico che di tanto in tanto incontriamo lungo le strade impervie soprattutto della Campania. Era un po' di tempo che non si vedeva in giro, ma finalmente ci ha dato il piacere della sua compagnia. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua, sta alle mie spalle che si sta lamentando perché purtroppo gli acciacchi dell'età incedono, avanzano. Ed ecco qua zio Armando nella sua veste più fulgida. Zio Armando, dimmi un po', insomma, come mai sei stata... Adesso ho fatto 80 anni a novembre, il 13 di novembre, 80 anni, e non faccio ancora che sti belli saluti. Sabato siamo andati, sabato della IEL, abbiamo fatto la saluta, è venuto forte, ma lì, e come no, al ritorno siamo andati per Nola, Sarna, Poggiomarina, Sarna, siamo fatto 112 km. Mi dà tutto salita. Adesso da Sarna sto a Santa Cristina e tengo intenzione di andare a Pompei perché ho una villetta a Pompei e poi ritorno a Sarna a casa mia con questi bravi amici che ho già incontrato per la strada. Esatto. E poi invito anche a mangiare alla villetta mia appunto. Benissimo, noi dovevamo venire già quest'anno, poi non ci siamo venuti. La prossima occasione quando ci sarà? Novembre, lo so, voi ricetteratemi un corpettino di telefono. È Gaetano che insomma. Non è stato colpa mia, Gaetano. No, non è stato colpa mia. Perché si ricorda bene, in curva là, la piazzetta te l'ho detto. Sì, sicuro. Però non è colpa mia, perché purtroppo poi come faccio a ricordarmi di tanta gente? Lo so. No. E poi il gruppo ciclista mio mi ha portato a mangiare due zianelle a Gragnano e mi hanno fatto una targa da 30-40, una fotografia in coppa e poi un'altra targa resina fatta, una bicicletta stampata in coppa. Hai capito. Bellissima. E questo è stato il 28 di novembre, che poi mi hanno portato a mangiare un team Vesuvio, sì, a squadra mia. 27-28 persone. Allora, sta a sentire. Quando era applaudito quando in Italia. Sta a sentire. Tu mi devi dire un po' gli amici ciclisti campani come ti conoscono? Con quale soprannome? Soprannome zio Armando. Zio Armando. Poi 4 anni fa sono usciti in prima pagina, su Mattina. Un'energia non finisce mai, 430 km. Napoli, Pompei, Cariata Marina. 430 km. Fammi sentire, Germà, manda un po' di saluto ai tuoi amici più cari, dai, insomma. Saluto Alfonso Cascella, un team compreso il mio presidente Mimmi Vidiello con Marisciallo. Marisciallo Giovanna. E il team come si chiama? Vabbè, e allora sta a sentire. Devi dire dalla persona più vecchia un saluto particolare ai lupi grigi. Un saluto più vecchio gruppo. Comunque lupi, questo è lupi grigi, questo è il simpaticone che incontriamo frequentemente su queste strade, è il più vecchio del gruppo, della compagnia si suol dire, insomma, ed è sempre valido perché quando ci troviamo per le strade che iniziano a salire ci fa mangiare la polvere. Grazie, perché oramai tengo un'adeguazione massima, siamo con tutti gli amici. Ecco qua, e adesso zio Armando Vitillo. Di Pompei, ma abita a Sarno. C'ho una villetta sui scavi di Pompei. Ah, benissimo, qualche volta invitiamo pure gli altri amici. Perché non facciamo così? Sì.
Facciamoci un appuntamento qualche giorno, almeno per portare il Briatore. Sì. Andiamo. Quando ci avremo da questa persona? Sì. Rapidamente, non ha mai... Vai, non mi direi facile. Purtroppo.